Buongiorno ragazzi e bentornati a questa ottava giornata di training camp della Mavericks. Siamo al termine della seconda partita di questa giornata tra le squadre di Malfuggi e di Riccio. La squadra di Riccio ha vinto con un punteggio di 7-1. Facciamo presentare prima i perdenti, la squadra di Malfuggi. Giulio Malfuggi, Massimiliano Russo, Vincenzo Asciuna. Allora ragazzi, il primo tempo eravate in vantaggio di un gol, poi siete passati nettamente in svantaggio. Come mai? Siamo calati fisicamente. Nel primo tempo stavamo tenendo anche bene le posizioni. Poi nel secondo tempo non ce la facevamo più a correre. E poi sono complimenti alla squadra avversaria, comunque sono proprio forti, sono bravi. Ci Voi hanno scelto da capo. Ok, insomma, voi volete fare qualche commento? No, niente da dire. Qualche errore individuale, però poca condizione. Siamo stati troppo molli. Ok, molto loquace. Facciamo presentare invece i ragazzi della squadra che hanno vinto, il capitano Riccio Pasquale, Antonio Ottaviano, Raianino, Giovanni Boccarusso, Antonio De Luca, Gabriele Papa, Cristian Marzigno, Marco Marmoglia, Gennaro Sanni. Allora, Marzigno, autore di 4 gol, a chi li dedichiamo? Uno a Boccarusso, uno a Ottaviano, uno a Raia e un altro lì, a Riccio, il capitano. Tu mi vuoi dedicare un gol? Non ho segnato. Esatto, la prossima volta fallo e me lo dedichi. Allora, l'altro autore dei gol, Boccarusso, a chi li dedichiamo? Alla squadra. Sì, è due. Uno a me, non Sì. ci A te. riesco. Ah, grazie per la spontaneità. De Luca, a chi lo dedichi il tuo gol? Al portiere che non ha fatto una parata. Complimenti portiere, vabbè, l'importante è che avete vinto. Ragazzi, voi invece la vittoria in generale, a chi la dedichiamo? A te soprattutto. A me, grazie per la compassione. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, alla prossima. Buona pace.